Noi abbiamo utilizzato questo fantastico filato che trovate nel nostro shop in tantissimi colori. Potete ordinare tanti tipi di filati sia attraverso il numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione e che ritrovate in descrizione, oppure attraverso il nostro sito di cui trovate il riferimento sempre in descrizione. Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Andy and the Maid. Oggi abbiamo un video un po' particolare che inizia con un grande ringraziamento a Valentina, la nostra amica di cui avete visto le foto in anteprima. Ha realizzato quel fantastico maglione azzurro che avete potuto ammirare e quindi io non ho resistito all'idea di farmi raccontare il punto. Quindi, con il suo permesso, abbiamo utilizzato le sue foto e abbiamo potuto realizzare sia lo schema grafico che la dimostrazione pratica del punto fantasia realizzato sulle spalle e sulle maniche di quel fantastico maglioncino. A questo punto iniziamo subito la descrizione grafica, dopodiché verrà la descrizione pratica e ancora una volta ringraziamo Valentina per il suo contributo. Ora diamo un po' di coordinate che ci servono alla realizzazione di questo progetto. Dobbiamo avviare un multiplo di 15 catenelle. In particolare, dobbiamo avviare una misura di catenelle che sia pari a un mezzo del nostro giroseno. Quindi, nel nostro caso, dove abbiamo un giroseno, per esempio, di 88, dobbiamo avviare tante catenelle fino a raggiungere 44 centimetri. Noi abbiamo realizzato una maglia che è alta 50 centimetri, dividendola in questo modo: 18 centimetri è la parte superiore dove verrà il punto fantasia che parte da sotto il giro manica, invece la parte di sotto è lavorata a maglia alta ed è pari a 32 centimetri. Il punto di avvio è alla base, quindi noi inizieremo a lavorare dalla base verso il giro manica per 32 centimetri a maglia alta, quindi a punto pieno molto semplice. Dobbiamo realizzare un rettangolo. Dopodiché, arrivati al giro manica, dovremo allungare le catenelle a destra e a sinistra, sempre rispettando sia a destra che a sinistra il multiplo di 15 per fare le maniche. Possiamo fare delle maniche a tre quarti, così come avete visto nelle foto di anteprima, oppure delle maniche lunghe. Una manica a tre quarti sarà lunga circa 30 centimetri. Ricordo ancora che bisogna rispettare il multiplo di 15. A questo punto vi ho raccontato un po' con uno schema grafico quello che è il lavoro che dobbiamo fare e che vi mostrerò invece praticamente. Sono rappresentati i primi 5 giri e ho indicato la catenella come un pallino. La X rappresenta invece la maglia bassa e la maglia alta è la solita barretta fatta con una strisciolina perpendicolare. Il punto è molto facile da realizzare, spero che sia abbastanza chiaro il grafico. A questo punto siamo pronti per la dimostrazione pratica. Iniziamo con il primo giro avviando una catenella che sia multiplo di 15. Vi aiuto anche a leggere lo schema. Partiamo da questo punto, quindi avviamo le catenelle, nel mio caso sono 30, naturalmente nel vostro caso saranno pari a metà del vostro giroseno. Si prosegue aggiungendo 7 catenelle. Quindi io ne ho fatte 30, ora ne faccio altre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vedete che tengo sempre la mano comunque sull'ultima catenella avviata prima delle 7. Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, nella settima catenella tornando indietro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faccio una maglia alta. Lo schema mi indica ora di fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete, ho messo il 5, quindi 1, 2, 3, 4. 5. Ora filo sull'uncinetto, vado nella catenella successiva a quella lavorata, questa, e faccio un'altra maglia alta. Ho realizzato praticamente questa parte dello schema, le 7 catenelle e poi questa V con le 5 catenelle in mezzo. Ora mi dice di fare 1, 2, 3, 4 catenelle.
1, 2, 3, 4 catenelle e di saltare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nella settima vado a fare una maglia alta, quindi salto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nella settima faccio una maglia alta. Ancora, sono qui, faccio 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 le salto, nella settima faccio una maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, nella settima una maglia alta. Proseguo con 5 catenelle per fare questo arco, 1, 2, 3, 4, 5, nella maglia successiva a quella già lavorata, quella dopo, faccio una maglia alta. Proseguo con 4 catenelle. Mi devo trovare ora 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie da saltare, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, nell'ultima, quindi nella settima, vado a chiudere il giro con una maglia alta. Ho realizzato il mio primo giro, che come potete vedere è identico a quello rappresentato qui graficamente. Proseguiamo con il secondo giro. Ci troviamo in questo punto e dobbiamo avviare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Giriamo il lavoro e contiamo 2 catenelle. La prima e la seconda. Nella seconda entriamo e facciamo una maglia bassa. Quindi saltiamo una catenella, nella seconda facciamo una maglia bassa. Ora ne saltiamo altre due, ci troviamo in corrispondenza dell'arco. Il primo arco fatto da due maglie alte, al centro abbiamo 5 catenelle. All'interno di questo arco facciamo prima 4 maglie alte, quindi entriamo direttamente nell'arco. Lavorando 4 maglie alte, poi 2 catenelle e ancora 4 maglie alte, sempre posizionando l'uncinetto all'interno dell'arco. Abbiamo riempito il nostro arco con un primo ventaglio fatto da 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte. Ora saltiamo, vedete qua abbiamo 1, 2, 3, 4 catenelle. Ne saltiamo 2, nella terza andiamo a fare una maglia bassa, proprio così come ci dice lo schema. Guardate, maglia bassa dopo aver saltato 2 catenelle, ce ne rimane una libera e andiamo a fare ora direttamente 4 catenelle. Questa è la quarta e saltando la maglia alta centrale che abbiamo nel giro sottostante, saltiamo una catenella e nella seconda andiamo a fare una maglia bassa. Quindi abbiamo fatto 4 maglie alte, abbiamo saltato 2 maglie di base, abbiamo fatto una maglia bassa, 4 catenelle e andiamo a saltare una maglia di base e in quella successiva facciamo un'altra maglia bassa. Ora ci sono 2 maglie da saltare, che sono 2 catenelle del giro sottostante, e raggiungiamo il prossimo arco. In questo arco ripetiamo la sequenza, cioè 4 maglie alte, 2 catenelle e ancora sempre nello stesso arco andiamo a lavorare 4 maglie alte. Quindi 4 più 2 catenelle più 4 maglie alte e abbiamo concluso il nostro secondo ventaglio. Siamo esattamente in questo punto. Cosa facciamo? Saltiamo 2 maglie di base, 1, 2, nella terza facciamo una maglia bassa e andiamo
a chiudere il giro facendo 2 catenelle e andiamo a posizionarci saltando ancora 2 maglie, vedete 2 catenelle, nella terza andiamo a fare una maglia alta. In questo modo abbiamo chiuso pure il secondo giro e l'effetto che abbiamo è questo. Abbiamo rappresentato il nostro secondo giro, che corrisponde dove la parte lavorata corrisponde esattamente alla parte grafica. Ora, dall'altro lato dobbiamo iniziare il terzo giro, dove abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Quindi avviamo le nostre 5 catenelle. Giriamo il lavoro e filo sull'uncinetto nella prima catenella, ovvero la base della maglia alta precedente, diciamo così che è meglio, facciamo una maglia alta. Proseguiamo lavorando 5 catenelle e ci troviamo in corrispondenza del nostro ventaglio, quindi a centro, e al centro di questo ventaglio andiamo a fare una bella maglia alta. Proseguiamo il lavoro facendo 4 catenelle e andiamo a fissare il lavoro al centro invece di quest'altro archetto, vedete? Questo archetto che sta sopra la maglia alta. Su questo archetto piccolo noi andiamo a lavorare questa sequenza, una maglia alta, 2 catenelle, anzi 5 catenelle, e ancora sempre all'interno dell'arco un'altra maglia alta. Proseguiamo facendo 4 catenelle e andiamo a fissare il lavoro al centro del ventaglio dove avevamo le 2 catenelle di separazione, come fissiamo con una maglia alta. Proseguiamo ancora con 4 catenelle. Arriviamo alla fine del giro, quindi ci andiamo a mettere nella terza catenella di avvio del giro, dove lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e nello stesso punto dove abbiamo lavorato la maglia alta facciamo un'altra maglia alta. Anche in questo caso abbiamo finito il nostro terzo giro, che corrisponde esattamente a quando rappresentatevi graficamente. Abbiamo la creazione delle 5 catenelle più la maglia alta, 4 catenelle di separazione, una maglia alta al centro del ventaglio sottostante, 4 catenelle, un archetto fatto da maglia alta, 5 catenelle maglia alta, ancora 4 catenelle, una maglia alta al centro del ventaglio sottostante, 4 catenelle e chiudiamo il lavoro facendo nella terza catenella di avvio del giro maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta. E così è terminato anche il nostro terzo giro. Proseguiamo con il quarto, che inizia da questo lato. Abbiamo 4 catenelle. Giriamo il lavoro e alla base, quindi nella base diciamo della maglia alta sottostante, andiamo a lavorare 4 maglie alte. Una, due, tre e 4. Saltiamo ora 2 catenelle di base che stanno dopo la V, dopo la lavorazione a V, quindi una e due le saltiamo. Nella terza andiamo a fare una maglia bassa. Ci troviamo ora in corrispondenza della maglia alta sottostante, quindi facciamo 4 catenelle, saltiamo la maglia alta sottostante, saltiamo una catenella e in quella successiva andiamo a fare una maglia bassa. Proseguiamo il giro ora che ci troviamo in corrispondenza di questo archettino piccolo.
dove abbiamo 5 catenelle, qui andremo a fare il nostro ventaglio, quindi lavoreremo 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte all'interno di questo vuoto. 4, 2 catenelle e ancora 4 maglie alte. Finito il nostro ventaglio, sorpassiamo la maglia alta, saltiamo 2 catenelle di base che non lavoriamo, nella terza andiamo a fare una maglia bassa, dopodiché lavoriamo 4 catenelle, sorpassiamo la maglia alta, una maglia che non lavoriamo e nella successiva andiamo a fare una maglia bassa. Abbiamo creato un nuovo piccolo arco. Filo sull'uncinetto, saltiamo tutte le maglie di base e in questo piccolo archetto, in questa piccola V che si era creata alla fine del giro precedente o all'inizio veramente del giro precedente, lavoriamo questa sequenza: 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, 2 catenelle ed una maglia alta. E chiude il giro. L'ultima sequenza quindi è data da 4 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta di chiusura. Abbiamo questo tipo di lavoro qui, ve lo faccio vedere al contrario. Quindi abbiamo avviato il giro con le 4 catenelle e le 4 maglie alte che abbiamo fissato con una maglia bassa, poi abbiamo creato un arco di 4 catenelle, il nostro ventaglio spettacolare fatto da 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte, abbiamo fissato con una maglia bassa, lavorato un altro archetto piccolino di 4 e poi abbiamo chiuso facendo 4 maglie alte, una catenella e una maglia alta. Io avevo detto 2 catenelle ma ho sbagliato, quindi sfiliamo e facciamo una catenella e una maglia alta per chiudere il lavoro. Proseguiamo con l'ultimo giro che inizia qui con 1 2 3 4 5 6 7 maglie catenella, 1 2 3 4 5 6 e 7. Giriamo il lavoro e andiamo direttamente all'archetto piccolo, quello vuoto che sta sopra la maglia alta, vedete, direttamente in questo arco e andiamo a lavorare una maglia alta all'interno dell'arco, una catenella, 5 catenelle e ancora una maglia alta all'interno dello stesso arco. Ecco qui, ci allunghiamo facendo 4 catenelle. Dopodiché ci andiamo a posizionare al centro del ventaglio e lavoriamo una maglia alta. Ancora 4 catenelle. Andiamo sopra all'archetto piccolino, quello successivo, e lavoriamo una maglia alta, 5 catenelle. E una maglia alta sempre all'interno di questo archetto. Abbiamo fatto una bella B. Proseguiamo il giro con 4 catenelle e lo chiudiamo andando a posizionarci. Vedete, avevamo fatto 4 maglie alte e poi avevamo le catenelle. Con il filo sull'uncinetto entriamo nel buchino e chiudiamo il tutto con una maglia alta. Questo giro che abbiamo lavorato è identico al primo giro, identico al primo giro, quello con cui abbiamo avviato il lavoro. Quindi ora ci troviamo in questa posizione, il quinto è uguale al primo, quindi riprendiamo a lavorare. Qui ripeteremo sempre il secondo, il terzo, il quarto e il quinto giro. Per proseguire, molto semplicemente, facciamo 5 catenelle, giriamo il lavoro e come fatto nel secondo giro saltiamo una catenella,
Nella successiva andiamo a fare una maglia bassa e poi andiamo nell'arco successivo, questo bell'arco che si viene a creare, a fare il nostro ventaglio che è fatto di 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte. Questo ventaglio lo andiamo a fissare saltando la maglia che sta sopra la maglia alta, una catenella, la seconda catenella, nella terza fissiamo il tutto con una maglia bassa. Dopodiché lavoriamo 4 catenelle, andiamo a saltare la maglia alta del giro sottostante, la catenella successiva, in quella ancora dopo andiamo a fare una maglia bassa per fissare e fare un altro piccolo archetto. Ora filo sull'uncinetto, andiamo a rifare un altro bel ventaglio. Quindi 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte. Fissiamo il lavoro saltando la maglia alta sottostante, 2 catenelle che non lavoriamo, nella terza facciamo una maglia bassa e abbiamo fissato anche quest'altro ventaglio. Chiudiamo il giro facendo 2 catenelle e nella quarta catenella di avvio del giro facciamo una maglia alta a chiusura del giro. Dopodiché proseguiremo con il terzo giro e così via. Questo è l'esempio pratico di quanto vi ho fatto vedere graficamente. È un lavoro che coprirà le spalle sia sul davanti che sul dietro e le maniche, quindi è un lavoro semplice, facile da realizzare, ma soprattutto molto molto carino. Sembra un lavoro complicato, in realtà una volta schematizzato, anche io ho avuto delle difficoltà, ma una volta schematizzato, una volta avendo a disposizione lo schema, diventa veramente semplice da eseguire perché ripetiamo sempre i soliti 4 giri. Una volta arrivati a completare le maniche, procederemo a chiudere sulla sommità delle spalle e delle braccia. Vi consiglio di terminare con un giro dispari che poi provvederete ad unire o con un ago o facendo un giro, per esempio, di maglie alte, come ha fatto Valentina sulla sua maglia. A questo punto la nostra dimostrazione è terminata, con essa termina il nostro tutorial, che spero vi sia piaciuto e sia un'utile fonte di ispirazione per i vostri futuri lavori. Se così è, non dimenticate di sostenerci con un mi piace e di iscrivervi al nostro canale. Buon divertimento!